Ciao ragazzi e benvenuti in questo fantastico nuovo video speciale. Se anche a voi piacerebbe provare a fare una candela in cielo trasparente, seguite tutto il video perché vi darò tante indicazioni, tanti consigli utili per riuscire ad ottenere un risultato strabiliante. La cera trasparente l'ho acquistata su Happy Mold, vi lascio il codice sconto Klaus 10% che vi dà diritto a uno sconto sul totale dell'ordine, ovviamente del 10%. Mi raccomando, seguite tutto il video dall'inizio alla fine per non perdervi nessun passaggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi volete supportare il canale, vi lascio qua in alto il link di tipi.com in cui potete farmi una donazione libera, ve lo lascio anche in fondo in info box sotto al video, oppure potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi, tra cui l'accesso alla mia chat Telegram. Eccoci ragazzi, allora la prima cosa da fare è ovviamente sciogliere la cera in gel. Questa qui l'ho acquistata su Happy Mold, se volete acquistarla anche voi il codice sconto è Klaus10%, vi dà diritto a uno sconto del ovviamente 10% sul totale dell'ordine. Io userò questo contenitore in vetro, voglio fare un diorama a tema marino, io sono di Genova quindi metto il faro, della sabbia, del verde con dei fiorellini, uno stoppino, delle conchiglie, un delfino che non so se riuscirò a metterlo, una barchetta, della cera di soia facoltativa da aggiungere poi alla fine e un po' di colorante blu liquido, anche questo preso su Happy Mold. Prima cosa che andrò a fare è mettere della sabbia all'interno del nostro barattolo. E la lascerò così, una parte più alta e una più bassa. In quella più bassa andrò a mettere la cera che simulerà l'acqua col colorante blu. Come vi ho detto all'inizio, le istruzioni dicono di scioglierlo a bagnomaria, ma io ho visto che viene meglio se lo mettiamo in una padella che non usiamo per mangiare ovviamente, a fiamma bassissima, e lo facciamo sciogliere così. Stando attenti ovviamente che non aumenti troppo di temperatura perché rischiamo che ingiallisca. Visto che facciamo una candela a strati, andiamo con piccole quantità come sto facendo io e man mano poi ne sciogliamo altra per gli strati successivi. Scaldandola in questo modo eviteremo anche che si formino bolle. Adesso che è quasi tutta sciolta, ci ho spento sotto il fuoco e il calore della padella sarà sufficiente a sciogliere il resto della gelatina. Bene, adesso versiamo un piccolo quantitativo in un bicchiere di carta. Aggiungo una goccia di colorante per saponi Melt & Pour acquistato su Happy Mold, una goccia blu, e otteniamo così un bel colore azzurro per il mare e vado a versarlo . Ottimo. Aspetto qualche minuto che si rassodi leggermente e vado intanto a mettere delle conchiglie sulla spiaggia. Bene, si è praticamente solidificata. Andiamo a mettere una bella barchetta. Bene, adesso prepariamo un'altra colata, sempre con la tecnica che vi ho mostrato, e andiamo avanti. Ok ragazzi, vi consiglio di metterlo un'oretta nel congelatore in modo che la superficie della cera trasparente si raffreddi abbastanza.
perché adesso andrò a fare una colata con la cera di soia, e se lo facciamo senza prima averla raffreddata bene rischiamo che la cera di soia fonda la gelatina sottostante e l'effetto finale poi non sarà bello. Allora, ho scaldato la cera, andiamo a versarla lentamente in modo da creare solamente uno strato superficiale. Tanto vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, lasciatemi tanti like e dei commenti. Io vi consiglio per iniziare di non fare un diorama così complicato come ho fatto io, ma di iniziare con qualcosa di più semplice, e poi una volta che avete preso la mano, pian piano potete raggiungere questo tipo di creazioni. Ecco ragazzi, si è asciugata la cera, adesso accendiamo il nostro diorama. E ve lo faccio vedere nei particolari. Grazie alla tecnica che vi ho fatto vedere, le bolle sono completamente sparite e il diorama è davvero davvero bellissimo. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Noi ci vediamo per un altro video speciale. Ciao ciao!